Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere un'altra udienza del processo per il depistaggio di Via D'Amelio che si è svolto a Caltanissetta il 27 febbraio del 2024. Buon ascolto. Buonasera, potete prendere posto. Bo Mario. È assente. Avvocato Panepinto presente, Sì, Presidente, Mattei buonasera. Fabrizio presente, Avvocato Seminara presente, Avvocato Lobue assente, Seminara anche in sostituzione. E Ribaudo Michele assente, assente, sì. Avvocato Seminara presente. Per le parti civili. Le parti civili sono tutte assenti personalmente o c'è qualcuno che è presente? C'è il signor Murana che è presente e tutti gli altri sono assenti. Poi c'è. Ah? La mattina è presente. La mattina è Murana. Poi per i difensori sono presenti l'avvocato Petronio, l'avvocato Scozzola, non lo vedo. Lo sostituisce l'avvocato Rosalba Di Gregorio, che è presente per i suoi assistiti, l'avvocato Trizzino, l'avvocato Greco, l'avvocato Da Qui è presente, l'avvocato Laspina per l'avvocato dello Stato, l'avvocato Centineo lo sostituisce l'avvocato Trizzino, l'avvocato Vellone lo sostituisce l'avvocato Trizzino, l'avvocato Butera assente, l'avvocato Repici assente, avvocato Airò Farulla assente, avvocato Crescimano presente. Allora, il processo veniva per l'esame dei testi di cui all'ordinanza emessa alla scorsa udienza. Presidente, prima di iniziare con i testi, mi dà la parola perché Certo. devo dare degli avvisi di deposito di alcuni atti, ovviamente funzionali a delle richieste istruttorie. Riprendo il discorso che si era interrotto a novembre, ottobre, novembre Sì, dell'anno i testi scorso. sono in aula. Scusate, i testi sono presenti in aula? Cancelliere, i testi sono presenti in aula? Sì. Allora, li facciamo appartare? Prego. Allora, dicevo, riprendo quello che è il discorso che avevamo interrotto a ottobre-novembre dell'anno scorso, quando uscirono le notizie di perquisizioni presso le abitazioni dei familiari del dottor La Barbera per la ricerca dell'agenda rossa. All'epoca rappresentai che in quel momento non era possibile effettuare, diciamo, una produzione documentale e fare la discovery degli atti perché vi erano indagini in corso. La situazione attuale non è mutata, diciamo, di parecchio, nel senso che ci sono ancora le indagini che vanno avanti e i tempi delle indagini non sono compatibili con l'esito di questo processo che comunque a breve potrebbe terminare. Oggi farò una discovery parziale e vado a enunciare qual è questa discovery, o meglio, do avviso del deposito presso la Cancelleria, della Procura Generale a partire da domani questi atti. Si tratta di documentazione, innanzitutto, documentazione bancaria che è stata rinvenuta il giorno in cui è stata, eseguita la perquisizione, quindi siamo al 18 settembre del 2023 presso l'abitazione della signora Vantini, che è l'ex moglie del dottor La Barbera. Documentazione bancaria che riguarda gli anni 91 e 92, 90, 91 e 92. Si tratta di estratti conto. Sapete benissimo che all'epoca non esisteva ancora un'anagrafe bancaria e oggi ottenere della documentazione bancaria per quel periodo è impossibile perché le banche, trascorso un certo periodo di tempo, non hanno più l'obbligo di mantenere, di conservare la documentazione bancaria. Sono state trovate anche delle matrici di assegni. E sostanzialmente sulla base di quella documentazione che è stata rinvenuta è stata fatta un'analisi da parte della Guardia di Finanza,
Verificare se vi fosse una sperequazione in relazione a quelle che erano appunto le emergenze, le risultanze di questa documentazione bancaria. Diciamo che è stata fatta una valutazione, un'analisi sulla base di criteri che sono a favore del dottor Labarbera. Faccio un esempio. Sembrerà strano, ma non è stato possibile attraverso la consultazione della Polizia di Stato, della Questura e della Tesoreria di Stato, accertare con precisione quale fosse il reddito percepito dal dottor Labarbera nel 90, 91 e 92. Noi abbiamo solo un'indicazione a partire dal 93, cioè si è potuto individuare con esattezza la retribuzione percepita dal dottor Labarbera solo a partire dal 93. Quindi è stato utilizzato quel parametro che sicuramente è superiore, ma certamente non può essere inferiore perché lo stipendio va a aumentare col passare del tempo e non va a diminuire. E poi si è tenuto conto degli indici ISTAT per il consumo delle famiglie, pur sapendo che il tenore di vita, e ce lo sono venuti a dire diversi testimoni, che il dottor Labarbera aveva in quel periodo, soprattutto nel periodo palermitano, era molto superiore, diciamo, a quello che è il normale tenore di vita di una famiglia media italiana. In quel periodo il dottor Labarbera era l'unico nel suo nucleo familiare che percepiva un reddito. È stato accertato che né la moglie, né i figli, né le figlie, di cui due minorenni all'epoca dei fatti, percepivano reddito. Bene, che cosa è emerso? È emerso che in quegli anni, parliamo sempre 91, 90, 91, 92, ma la maggiore anomalia riguarda il 92. Sono stati accertati attraverso l'analisi di quella documentazione bancaria, dei versamenti di contante. Ora dico subito che nel 90, diciamo, si tratta di poca cosa, c'è un versamento a settembre del 90 di 8 milioni delle vecchie lire, il che non suscita nessuna particolarità. Nel 91 ci sono due versamenti mensili, a settembre-ottobre, uno di 8 milioni circa, ovviamente sono più versamenti, io dico, do la cifra totale, è di 10 milioni e 465. L'anomalia si comincia a registrare nel 92, perché noi abbiamo che nell'anno 92 a marzo vi sono versamenti in contanti per una somma complessiva pari a 5 milioni e 9. Ad aprile 12.568, a maggio 3.500, a giugno non ce ne sono, a luglio 11.025, ad agosto 15.851, a settembre 5.004, ad ottobre 17.528, a novembre 5 milioni e a dicembre 11.435. Quindi sono dei dati che sono, diciamo, allarmanti in relazione al fatto che a fronte di un reddito che oscillava grossomodo fra i 4 milioni e 3 e i 4 milioni e 9 e con una spesa mensile di circa, alla luce di quelli che sono gli indici ISTAT, di 3 milioni e 3, c'era un risparmio mensile di 700-800, quasi un milione di vecchie lire. E ci sono questi versamenti mensili nel 92 che non appaiono giustificati, soprattutto per le modalità. Cioè noi abbiamo dei consistenti, come abbiamo visto, versamenti le cui modalità appunto sono alquanto sospette. L'analisi che è stata fatta dalla Guardia di Finanza, l'analisi complessiva, lo vedrete nella relazione, evidenzia per questo periodo che è stato preso in considerazione una sperequazione rispetto al reddito percepito, ricordiamo che era l'unico reddito di quel nucleo familiare, di 97 milioni di vecchie lire, che diciamo all'epoca era una somma sicuramente considerevole. Quindi io do avviso al deposito appunto del verbale di sequestro, di tutta la documentazione, sono tutti degli allegati che sono riportati su un CD-ROM allegati a questa relazione, in cui c'è tutta la documentazione che è stata sequestrata. In più ci sono gli accertamenti che la Guardia di Finanza ha fatto per verificare, ad esempio, se la signora Avantina e le figlie avessero percepito reddito in quel periodo, più la relazione ovviamente della Guardia di Finanza. E questo è l'unico atto sul quale possiamo fare una discovery,
nell'ambito di quel procedimento che è ancora in fase di indagini, volto alla ricerca dell'agenda rossa. Altri atti che produciamo sono acquisiti. Li producete o li depositate? Depositiamo per consentire alle parti ovviamente di esaminarle. Sono ancora una volta degli atti che abbiamo acquisito dal procedimento relativo all'omicidio Agostino. Di che cosa si tratta? Si tratta di innanzitutto un'informativa, un rapporto giudiziario datato 27 settembre 89, siamo poco più di un mese dopo l'omicidio, ed è un rapporto informativo della squadra mobile di Palermo, sottoscritto dal dottor La Barbera, col quale le indagini vengono indirizzate verso una pista passionale. È la famosa pista dell'ex fidanzata di Agostino, con cui la vittima aveva avuto una relazione nel lontano 1983 per circa 2 mesi, e si pensava che questo omicidio potesse essere conseguenza di quella relazione che era stata interrotta. Depositiamo anche 2 relazioni di servizio redatte da un collega dell'Agostino, tale La Monica Domenico, il quale, in particolar modo quella più importante è quella del 6 agosto 1989, cioè l'indomani dell'omicidio, in cui questo agente di polizia afferma subito in questa relazione che aveva saputo da Agostino che Agostino si stava occupando della ricerca di latitanti, di Rina e Provenzano. Quindi, nonostante queste relazioni di servizio, la pista che viene immediatamente battuta è una pista alquanto anomala, ripeto, in relazione anche al fatto che questa relazione sia interrotta nel lontano 1983, quindi 6 anni prima, e anche per le modalità. Quindi il dottor La Barbera indirizza queste indagini verso questa pista passionale, sebbene vi fossero queste relazioni di servizio e le modalità dell'omicidio portavano a ritenere invece una matrice chiaramente mafiosa. Depositiamo anche la sentenza di primo grado del GUP di Palermo nei confronti di Nino Madonia, perché sostanzialmente si accerterà alla luce di questa sentenza, per il quale in questo momento pende ricorso per Cassazione, che c'è una sentenza di condanna nei confronti di Nino Madonia per l'omicidio di Agostino. In questa sentenza si riprende anche il passaggio relativo a questo movente che viene inizialmente, questa pista investigativa sul movente che viene inizialmente seguita, con le considerazioni critiche, ma ovviamente, essendo una sentenza che ancora non è passata in giudicato, a me interessa dimostrare che comunque per questo omicidio c'è una condanna nei confronti di Nino Madonia, che è il soggetto, diciamo, alla luce anche delle dichiarazioni dei collaboratori, che faceva parte di quel clan che si riteneva avesse, diciamo, come proprio soggetto nelle proprie mani, a busta paga, il dottor La Barbera. Quindi questi sono gli avvisi, non ci sono, diciamo, altre richieste. Ovviamente questo deposito è finalizzato da un lato, o meglio, in realtà è solo uno, perché gli altri sono produzioni documentali. Poi sentire in dibattimento su quella relazione della Guardia di Finanza l'ufficiale Seddio, che è colui che ha fatto l'analisi della documentazione bancaria che è stata sequestrata. Grazie. Va bene, per l'intanto diamo atto che il procuratore generale dà avviso alle parti del deposito di nuovi documenti ed esiti investigativi presso il proprio ufficio. In particolare documentazione bancaria relativa al conto intestato ad Arnaldo La Barbera, accertamenti della Guardia di Finanza su tali conti, atti investigativi a firma di Arnaldo La Barbera relativi all'omicidio Agostino, nonché sentenza non definitiva emessa nel giudizio relativo all'omicidio Agostino a carico di Madonia Antonino. Va bene, allora le parti poi prenderanno
cognizione di questa documentazione. Alla prossima udienza poi valuteremo. Intanto possiamo procedere? Sì, cominciamo con Zerilli. Zerilli? Si accomodi. Declina le sue generalità. No. Accendiamo il microfono. Zerilli Maurizio Antonio, nato Caltanissetta, 24/3/65. Lei è il suo grado è sostituto commissario? Sostituto commissario coordinatore in servizio alla squadra mobile. E dagli atti del giudizio emerge che lei è imputato di reato connesso, sì, rispetto ai fatti per i quali stiamo procedendo. È stato dato avviso al suo difensore, che è l'avvocato, sì, Maria Giambra, che è presente. E prima di procedere al suo esame, pertanto, le dobbiamo rivolgere gli avvisi di rito. Lei ha facoltà di non rispondere, se intende avvalersi nel procedimento segue il suo corso, se intende rispondere deve tenere conto che le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate a suo carico in qualsiasi momento e anche in altri procedimenti, e se farà dichiarazioni che riguardano la responsabilità di altre persone non avrà più la facoltà di non rispondere, quindi potrà essere sentito come testimone con tutti gli obblighi connessi. E le chiedo se lei intende rispondere o avvalersi della facoltà di non rispondere. Preferisco avvalermi della facoltà di non rispondere. Va bene, grazie. Buonasera. È presente il dottore Franco? Sì, pure? Però a questo punto io ho un'altra richiesta, alla luce, diciamo, della... devo reiterare una richiesta che noi già abbiamo fatto, cioè l'esame di Zerilli era funzionale a comprendere alcune anomalie di questa relazione di servizio che è stata rinvenuta dopo 30 anni, questa del 1 luglio del 92. Del 94, scusate, presenta delle anomalie sotto tre profili. I primi due profili, ovviamente, ce ne poteva riferire, se avesse risposto alle domande, il sostituto commissario Zerilli. Cioè, il primo riguarda sostanzialmente le ragioni per cui questa annotazione di servizio, questa su questi sopra lui, non è stata poi trasmessa. La seconda riguarda la tecnica di redazione, perché ci sono tutta una serie di anomalie proprio nella tecnica di redazione di questa relazione di servizio e sono domande sulle quali potrà rispondere solo Zerilli. La terza riguarda il contenuto, perché, come ho già anticipato in una delle scorse udienze, c'è una evidente discrasia tra il primo verbale di interrogatorio di Scarantino, che è il 24 giugno 94, è questa annotazione di servizio, che sono i primi sopralluoghi che si fanno dopo il 24, cioè 28, 29 e 30, anche se poi il 29 ci sarà l'interrogatorio sempre a Caltanissetta alla presenza di Ginebra, della Boccassini e di altri magistrati. Quindi ci interessava capire le ragioni che hanno portato a fare il sopralluogo in determinati posti piuttosto che altro, anche alla luce di quello che aveva dichiarato Scarantino. Quindi, tenuto conto di quello che è stato oggi il comportamento processuale di Zerilli, che si è avvalso per non rispondere, noi insistiamo, reiteriamo una richiesta che abbiamo già fatto, cioè che è quella, su questo terzo punto, non sui primi due, di sentire Scarantino. Sì, era una istanza che era stata già... Quindi noi reiteriamo questa richiesta che diciamo era stata... Va bene. Grazie. Allora, a questo punto il procuratore Presidente, generale reitera la... Di sentirlo su quale circostanza? Sfuggito a me, perdonate. Sì, prego, prego. Lo può ripetere così lo chiariamo. Sentire Scarantino le ragioni che, o meglio, sulle motivazioni e sulle ragioni che riguardano i sopralluoghi effettuati, che sono indicati in questa annotazione di servizio, che sono diversi in parte rispetto a quelli che aveva già riferito nel corso del primo interrogatorio, che è l'unico che precede questi atti. Quindi capire se... Sì, sì, è chiaro, avvocato? Sì, sì. Allora, sentire Scarantino in particolare sulle ragioni per le quali, in occasione dei sopralluoghi ai quali... In occasione dei sopralluoghi
svolti con l'ispettore Zerilli. Essi si recarono in luoghi parzialmente diversi da quelli da lui indicati nell'interrogatorio del precedente 24 giugno. Non so se abbiamo compreso tutti quanti bene, almeno questa è la sintesi che mettiamo a verbale. E va bene, in realtà è una richiesta reiterata, quindi le difese insistono nelle loro rispettive, o ci sono profili, le parti civili hanno, le parti civili si associano, l'avvocato Seminara. Presidente, al di là del fatto che la richiesta è stata reiterata, è già il Tribunale la Corte di Appello, perdonatemi, è l'ora tarda, ha diciamo già preso un'opposizione. Faccio rilevare che questa necessità scaturirebbe da un diritto dell'imputato di reato connesso di avvalersi della facoltà di rispondere. Inoltre è ben strano che si chieda a Scarantino quali siano state le motivazioni per una determinata attività piuttosto che un'altra, e non eventualmente si chieda a qualcuno tra i soggetti che hanno fatto, diciamo, hanno partecipato ai sopralluoghi, di eventualmente spiegare le ragioni di un determinato sopralluogo rispetto a un altro. Vero è che qualcuno è morto e qualcun altro magari è sotto indagine, però ve ne sono altri che non hanno né l'una né l'altra caratteristica. In più, al di là delle valutazioni contenute nell'ambito, diciamo, della valutazione soggettiva della collaborazione di Scarantino in sentenza, sulle quali, diciamo, non credo convenga o sia opportuno aggiungere altro, ripeto, le circostanze che riguardano l'accertamento, a mio avviso, certamente non possono essere fornite da Scarantino. Non ricordo quale fosse allora la mia opposizione, eventualmente a quelle argomentazioni aggiungerò queste. Grazie. Avvocato Panepinto. Avvocato Panepinto si associa, Presidente. Non ha... Allora, l'avvocato Seminara si oppone, l'avvocato Panepinto si associa all'avvocato Seminara. E va bene, la Corte si riserva, frattanto proseguiamo l'attività. Questi testi sono testi che ha disposto la Corte, questi che adesso rimangono, anche se ci è stato riferito che uno dei tre non è Cavagliana, manca Cavagliana per un impedimento. Sì, non so se avete già la giustizia. Sì, sì, okay. Allora, facciamo entrare l'assistente capo Aiuto. Buonasera, si accomodi. Legga la formula d'impegno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ci dice le sue generalità e il suo grado. Nicola Andrea Aiuto, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, Nago Massapre, 24373. Lei è in servizio presso... Sono in servizio presso la squadra mobile della Questura di Palermo. Senta, noi avremmo bisogno che lei ci raccontasse come sono andate le cose che lei ha comunque rappresentato nella sua relazione di servizio del 7 ottobre del 2023. Sì. In particolare ci riferisca come è nato questo servizio e come siete giunti al rinvenimento dei documenti che avete ritenuto di segnalare alla Procura della Repubblica. Sì, ottobre scorso il funzionario della nostra sezione, il dottor Franco, mi incaricò di fare una catalogazione dei nostri raccoglitori che riguardano l'archivio della terza sezione. Questi raccoglitori, un po' di mesi fa, furono spostati dai locali della nostra sezione perché dovevano fare dei lavori di ristrutturazione e furono
spostati presso i locali dell'attuale archivio della squadra mobile. Allora, siccome però, per lasciare traccia di ogni particolare verbale, sì, ci dice qual è la dislocazione di questi uffici di cui ci sta parlando. Allora, quali erano i locali dove originariamente si trovavano questi documenti, a quale indirizzo, in quale struttura, dove sono passati? I locali della terza sezione, che comprendeva un locale molto grande che era stato adibito proprio ad archivio, si trovano alla squadra mobile della questura di Palermo, al primo piano. Si trovano al primo piano della sede della squadra mobile, Piazza della Vittoria. Piazza della Vittoria. Per fare questi lavori di sotturazione, questo archivio fu smantellato. Tutti i raccoglitori furono portati in gran parte nell'archivio della questura della squadra mobile, che si trova ora al piano all'ammezzato, diciamo, della squadra mobile. Ma nella stessa struttura? Sempre nella stessa struttura. Chi si occupò di fare questa operazione? Questa operazione di spostamento di questi, sì, fu incaricata una ditta. Quindi non la fecero i suoi colleghi? Come supervisione sì, però materialmente presi, portati e furono affidati a una ditta. E chi la fece questa supervisione? Io e altri colleghi. Quindi lei ha partecipato a questa attività di vigilanza? Quando sono stati spostati, sì. Sì. Una parte in che periodo è accaduto questo? Periodo, adesso con precisione non me lo ricordo, Presidente. Rispetto ad ottobre 2023, quanto tempo un anno e mezzo prima, due scarsi, più o meno questo periodo. Una parte di questi raccoglitori poi furono spostati, sempre tramite una ditta, presso altri locali adibiti proprio d'archivio della questura direttamente, non della squadra mobile. Quindi in un altro edificio furono, sì, portati da Piazza della Vittoria. Sì, da Piazza della Vittoria sono stati portati poi, se non sbaglio, in un archivio del commissariato San Lorenzo. Questi raccoglitori ancora non sono stati catalogati. Bene, quindi il lavoro di cui lei parla nella relazione del 7 ottobre riguardano i documenti che stavano nell'archivio, che dal piano superiore è passato al piano... Spostati, esatto. Gli altri ancora non sono stati esaminati. Quelli che sono già stati spostati fuori dalla squadra mobile, no. Va bene. Prego, prosegua. Per fare questo lavoro mi sono avvalso della collaborazione di un collega, Francesco Vaiana. Consisteva sostanzialmente proprio nel prendere i fascicoli, riportare il titolo del fascicolo, qualora ritenessimo importante o meno, quindi la visualizzazione all'interno del fascicolo, per poterne poi determinare in un prossimo futuro quali fascicoli rimarranno presso l'archivio della squadra mobile e quali fascicoli saranno poi spostati in altri locali della questura. Questo lavoro più o meno è iniziato i primi di ottobre, incaricati dal nostro funzionario. Il vostro funzionario, che è il dottor Franco. Dottor Franco. Insieme a voi lavorava qualcun altro? No, soltanto io e il collega Vaiano siamo stati. Va bene. Allora, nell'esame di questa documentazione, voi come procedevate? Esaminavate la copertina e successivamente... La copertina e successivamente aprendo e vedendo le varie carpette, più o meno cosa comprendessero, se erano atti di PG, se erano annotazioni, se erano brogliacci di intercettazioni, quindi anche per dare una valutazione di importanza del fascicolo stesso, se sono note attinenti a informative oppure se sono altro. Lo avete fatto per tutti? Quasi per tutte tutti, soltanto quelli ritenuti, diciamo, di una maggiore risonanza. Più che altro. Per altri vi limitavate a guardare solo la copertina? La copertina, sì. Va bene. E allora, ci racconti come siete divenuti al rinvenimento di questo raccoglitore? Sì. Gran parte di questi raccoglitori sono stati proprio accatastati nei locali dei locali, diciamo, un pochettino più distanti dall'ingresso dell'archivio, e proprio accatastati a terra. Quindi noi prendevamo il fascicolo ad uno e valutavamo se aprirlo, vedere che cosa c'era, e riportavamo e facevamo la catalogazione.
Durante questo lavoro ci siamo accorti che in mezzo a questi raccoglitori c'era il raccoglitore di marca Fabius con la dicitura materiale gruppo Falcone Borsellino. Ecco, quando lei dice in mezzo a questi raccoglitori, ci spieghi bene cosa vuol dire? Cioè era un raccoglitore appoggiato ad altri? No, uno sopra l'altro, un po' accatastati proprio in maniera... Perché erano stati accatastati così quando... Quando sono stati portati giù. Quindi quando sono stati portati giù erano stati estratti degli scaffali dove erano collocati... Come esatto. Si tengono in archivio, sì, mentre sì, poi sì. Erano stati poggiati... Sì, un po' per terra, un po' su alcune scrivanie, quindi abbastanza in maniera disordinata. Quindi il rinvenimento è avvenuto perché alzando uno di questi faldoni, uno di questi raccoglitori... Iniziando avete visto... a prendere i raccoglitori, i faldoni per la catalogazione, siamo giunti a vedere quest'altro raccoglitore che era... L'operazione materialmente la faceva lei o il suo collega Vaiana? Adesso ce ne siamo accorti sicuramente tutti e due di questo raccoglitore, non mi ricordo se l'ho preso io o l'ha preso lui, però l'ho aperto io, sicuramente l'ho aperto io. Nella relazione di servizio sottolineate che è un raccoglitore di marca Fabius, sì. E gli altri raccoglitori erano della stessa marca o questa sua indicazione specifica una particolare? No, ci sono altri raccoglitori sempre di marca Fabius. Era in uso quindi? Sì, 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 sì. Ce ne sono molti altri, non è specifico. Andiamo avanti. Quindi vedendo anche il titolo che riportava il raccoglitore, ovviamente abbiamo aperto il raccoglitore e c'erano diverse carpette. Tra le prime carpette c'era pure questa carpetta con autobiografata dal collega Zerilli, con la dicitura Questura di Palermo e con la dicitura relazione Maurizio Zerilli e interrogatorio, qualcosa del genere, adesso non mi ricordo specificamente. Quindi aprendo questa carpetta ho visto che c'erano delle annotazioni, o meglio delle relazioni a firma di Zerilli e poi c'erano dei verbali di interrogatorio. Vedendo che riguardava Maurizio Zerilli ho fatto subito presente al collega del rinvenimento del raccoglitore e di questa carpetta. Al collega? Al sostituto commissario Zerilli, anche perché è il mio diretto superiore, anche per altri raccoglitori mi sono sempre rivolto a lui per sapere quale catalogazione dare, se saranno raccoglitori che poi rimarranno la squadra mobile o se sono raccoglitori che potranno essere spostati in altri locali. Era il suo diretto superiore, aveva coordinatore della terza sezione lui. Ma era stato incaricato specificamente di qualche attività inerente questo lavoro che stavate facendo? L'incarico me l'ha dato Maurizio Zerilli su disposizione del nostro funzionario, quindi faccio riferimento a lui proprio secondo la catena gerarchica, perché l'ordine del dottore Franco era... Dottore Franco, sostituto Zerilli e poi i due capi squadra. Bene, e allora lei segnala questo rinvenimento al sì, sostituto ho fatto vedere Zerilli. A Maurizio Zerilli la carpetta, che cosa conteneva, dopodiché penso, almeno così mi è stato detto, avrà riferito al funzionario e alla dirigente della squadra mobile, i quali mi hanno chiesto di fare una relazione del rinvenimento di questa documentazione. Lei ha consegnato la carpetta a qualcuno subito dopo che ha avvisato Zerilli? O l'ha sempre l'ho fatto sicuramente vedere a Zerilli, consegnata, lasciata, no. Pensino. A Zerilli però si è fatto una copia della sua relazione. Cosa le disse il sostituto commissario Zerilli in quell'occasione quando lei segnalò che c'era questo contenuto nel raccoglitore? Mi ha detto che avrebbe segnalato subito al funzionario. Al di là della relazione di servizio, lei ha avuto modo di interloquire su questo rinvenimento con altri suoi superiori o con altri suoi colleghi subito dopo? Con il funzionario sicuramente. Con il dottore Franco? Con il dottore Franco, sì. E che cosa vi siete detti, di cosa avete parlato in relazione a questo rinvenimento? Che avrei dovuto fare la relazione perché comunque erano atti che potevano essere utili. I documenti che avete trovato erano in originale o erano in copia? Adesso non mi ricordo questo specifico, se erano in originale o erano già delle copie. Adesso non me lo ricordo, Presidente.
sono stati acquisiti, quindi si può benissimo, non mi ricordo di questo specifico. Qual è stato il motivo per cui lei ritenne rilevante la segnalazione di questi documenti? Anche perché sapevo che Maurizio Zerilli ha in corso un procedimento attinente al caso. Ma quando è che voi facevate una... Lei ha detto poco fa che a Zerilli si rivolgeva anche per altri rinvenimenti che poteva ritenere significativi. Qual era il criterio per cui la carpetta, il frontespizio veniva considerato di particolare interesse? In base all'evento o al personaggio che fa riferimento. Posso fare altri esempi, ovviamente ci sono altri raccoglitori che riguardano altre indagini e altre persone un pochettino conosciute o comunque importanti, da Lima, dalla Chiesa, ad altri. Questo. Quindi quando c'erano queste questioni, questi profili investigativi di particolare interesse in relazione alle personalità coinvolte o all'evento... Va bene, le parti possono procedere. Sì, qualche chiarimento, grazie. Senta, prima che questi faldoni venissero spostati per motivi legati alle ristrutturazioni locali, lei, innanzitutto, ecco, una prima domanda, lei da quanto tempo è in servizio alla squadra mobile? Dal 2003, ottobre 2003. Lei sa da quanto tempo questi faldoni si trovavano in questo primo piano che è l'archivio della squadra? In questo primo piano da almeno una decina d'anni. Prima si trovavano tutti i raccoglitori della terza sezione, si sono trovati anche in altri locali della squadra mobile. Quindi da circa 10 anni in oli? Almeno sì, circa 10 anni. E la terza sezione di che cosa si occupa? Sezione si occupa di reati contro la persona, in particolar modo di omicidi. In particolar modo di omicidi. Senta, grosso modo, per capire, per riuscire a comprendere... di quanti faldoni si tratta? Cioè, grosso modo, ovviamente, 10, 100, 1000... Ok. Quelli catalogati. Questi da me, che avete spostato? Spostato in totale? In totale. Quindi anche quelli fuori. Già anche quelli che sono andati al San Lorenzo. Almeno un migliaio. Sì. Ora, dimentichiamoci questi di San Lorenzo, però vorrei capire una cosa: perché non è stato specificato in questa relazione di servizio che alcuni documenti, alcuni faldoni sono stati. Che voi ancora, di cui voi non conoscete il contenuto, giusto? Dovremmo ancora andare a capire. Ok, perché non è stato specificato nella relazione di servizio eccetera trasmesso che alcuni sono stati spostati a San Lorenzo? Non glielo so dire, avvocato. Sì, lo possiamo avvicinare un po'. Senta, allora andiamo invece a questi che poi avete catalogato. Sì. Volevo capire una cosa. Innanzitutto, lei sa dove sono catalogati, dove si trovano, dove sono costruiti i fascicoli, i raccoglitori che riguardano le due stragi, cioè Capaci e Via D'Amelio? Sì, lo so. Dove sono? Sempre in un locale a parte dell'archivio della squadra mobile. In quale locale si trova? Cioè, qual è la via? Piazza della Vittoria 14, Palermo. Piano? Sempre nel piano seminterrato. Della squadra mobile. Ma è a Bagheria, lei ha un ricordo? Scusate, ma è lo stesso dove voi avete portato i documenti? Traccia di questo. Volevo capire, da questa analisi che voi avete fatto, questo è l'unico faldone, l'unico raccoglitore che riguardava le stragi, comunque? Della terza sezione. Questi che avete esaminato voi? Se non sbaglio, sì. In relazione a questi faldoni che avete catalogato e esaminato, c'erano altri faldoni che invece non riguardavano la terza sezione? Cioè ad esempio, che ne so, rapine, cioè fascicoli che comunque non erano di competenza della terza sezione. Ne avete trovati? No, questi nostri no. Quindi erano tutti della terza sezione, ad eccezione di questo che ci avete trasmesso? Questo non glielo so dire se era della terza sezione o no, avvocato. E sicuramente si trovava... chiedo scusa. No, non è un'offesa. No. Ha detto lui, non l'ho detto io. Mi perdoni,
non noioso dire questo, nel senso che era sicuramente insieme. Scusi, lei mi ha detto una cosa, cioè da 10 anni voi avevate questi raccoglitori della terza sezione, erano in quel locale che lei mi ha detto, sì. che poi da dove li avete spostati per la ristrutturazione. Quelli sulle stragi erano da tutt'altra parte, sì. E comunque sulle stragi se ne è occupata trasversalmente tutta la squadra mobile. Lei non c'era, però diciamo, penso che sia un fatto notorio. Ok. Le volevo chiedere, quindi, oltre questo della strage, questo del gruppo Borsellino, c'era altro materiale che comunque non era di competenza della terza sezione in questi locali? Che... Mi sembra di no. Ok. Grazie Presidente. Le parti civili? Ah, no, cioè il procuratore generale. Un chiarimento, quando ha detto che la ditta spostava i faldoni, sì, e voi facevate la supervisione, in quell'occasione non controllavate i nominativi che erano nei faldoni? No, non è stata fatta catalogazione in quell'occasione. Quindi la vostra supervisione si limitava a verificare che spostassero i faldoni? Da sopra, dai nostri locali all'archivio della squadra della mobile. Li avete esaminati tutti i faldoni che sono rimasti o ne è rimasto qualcun altro? Può essere sicuro che sono stati tutti esaminati per completare la domanda che le faceva prima? Quelli presenti esaminati da me, sì. Bisogna vedere quello che c'è, che è già stato spostato al commissariato San Lorenzo. E chi ha provveduto a spostarli questi? Sempre una ditta, credo. Quindi una ditta era spostata a San Lorenzo, sì. E chi supervisionava in questo caso? Non glielo so dire. In questo caso non ma erano sempre faldoni della terza sezione? Sì. Lei non li ha visti questi? No. Ma sa se qualcuno ha fatto la supervisione quando, e se sono stati sistemati e riportati nei locali della squadra mobile, sono rimasti là? Che ci sa dire di questi altri faldoni? No, si trovano sicuramente a San Lorenzo. Ma sono stati sistemati previa sono un archivio catalogazione come ha fatto lei? No, saranno sicuramente conservati solo all'archivio del commissario San Lorenzo. Quindi riordinati o accatastati? Qualcuno li ha guardati? Dico, no, non sono stati guardati. Non sono stati guardati, no. Quindi la ditta li ha portati là e sono rimasti là accatastati? Sì. Qualcuno ha disposto che prima o poi si dovrà fare una verifica come, sì, avete fatto voi? Sì, è un lavoro come abbiamo proceduto. È in programma. Ma ancora non è iniziato? No. Perché sarò io l'incaricato sicuramente. Questo quindi... Sì. Vabbè, non ho altre domande. Vabbè. Grazie, sì, per le Presidente, civile. Ho portato da qui solo qualche piccolo chiarimento. Senta, io le volevo chiedere intanto, il commissario Zerilli da quanto tempo stava alla terza sezione? Da molto più tempo rispetto a me, adesso non so precisamente l'anno, però sicuramente parecchi anni prima di me. E questi, mi pare, su domanda del Presidente, però vorrei che lei fosse più chiaro, questi, sì, faldoni così accatastati erano ben visibili come il loro frontespizio per capire qual era l'oggetto del contenuto di questo faldone? Alcuni sì e altri no, Avvocato. E nello specifico questo faldone denominato gruppo, mi pare era scritto, materiale gruppo Borsellino, cioè era ben visibile oppure era... Ce ne siamo accorti dopo che abbiamo tolto altri raccoglitori. E dopo che avete voi trovato questo materiale, lei ieri insieme a Vaiana, giusto? Sì. Zerilli era presente? No. L'avete chiamato voi? Sì. E l'avete chiamato per dire perché, giusto? Esatto. Lei quanto tempo prima ha saputo che Zerilli era indagato qui a Caltanissetta? No, lo sapevo da tempo. Chi gliel'aveva detto? Sia gli organi di stampa che anche Zerilli stesso non se ne è parlato. E quindi, scusi, qual era la ragione per cui lei doveva notiziare Zerilli del rinvenimento di questo materiale? Non bastava parlare con il dirigente del sempre, reparto? Zerilli rimane sempre come catena di comando il mio diretto. Sì, però il materiale rinvenuto, sì, era riferito a Zerilli indagato. Dico, okay. Lei perché sentì la necessità di avvisare Zerilli che era stata ritrovata questa documentazione, diciamo, che poteva in un certo qual modo interessarlo nel bene o nel male? È stata una maniera spontanea. E Zerilli come ha reagito quando lei ha detto guarda abbiamo trovato questo faldone, lo consultò, lo visionò, cosa ha visto la relazione e non ha detto nient'altro, è andato dal funzionario e poi mi ha detto di fare la relazione di quanto era accaduto.
Solo questo. E dopo avete commentato con no. Zerilli, lei ha commentato? No, commentato se avevo fatto bene o male a rinvenire le cose. Sì, diciamo così, materiale. Commentato, poi vediamo okay, cosa avete bene. Commentato. Mi ha detto sì, sicuramente, cioè, commentando mi ha detto che sicuramente anche tu sarai sentito per carta di sette, in questo senso. Basta. Ma sul contenuto della relazione vi fu qualche commento? No, sul contenuto delle relazioni no. Lei ne ha parlato poi col suo dirigente, il dottor Franco, mi pare, giusto? Sì. A parte poi, lei ha redatto la relazione. Relazione. Perfetto. Poi ha avuto modo di parlarne col dirigente? Specificamente in relazione, cioè nel senso abbiamo trovato questa cosa, può essere utile, non può essere utile, può essere dannosa, può essere non dannosa, sì. Per diciamo un suo superiore in ogni caso. Sì, sì, scusate, dico io credo che l'avvocato potrebbe evitare di dire dannosa, dico l'aggettivazione nella domanda, dico credo che non sia utile. Vabbè, tolgo gli aggettivi, avete commentato? Anche perché stiamo riferendo del diciamo colloquio avvenuto tra il qui presente l'ispettore e il dottor Franco, quindi... sì, è stato commentato nel senso che il rinvenimento, se potrà essere utile, bene, tutto qua. Questo. Va bene, non ho altre domande, grazie. Per le parti civili c'è qualcuna? Sì, Presidente, Volto Crescimano, brevissimamente. Assistente, un paio di chiarimenti. Intanto i faldoni erano 1000 quelli custoditi nell'archivio della terza sezione, giusto? Sì, all'incirca. Circa, sì. Insomma, sì. Nel momento in cui vengono spostati da questo grande archivio della terza sezione, in parte vanno direttamente a San Lorenzo, in parte vanno all'ammezzato della stessa squadra mobile, giusto? No, una precisazione. No. Vengono tutti spostati giù negli archivi nei locali dell'archivio della squadra mobile. In un secondo momento, molti raccoglitori che erano proprio accatastati all'ingresso, tra l'ingresso e le scale dell'archivio, sono stati poi spostati al commissario San Lorenzo. Scusi, con quale criterio le lo sa dire? No, nessun criterio. Scusi, quando erano nell'archivio della squadra mobile della terza sezione, anzi della terza sezione, avevano un loro ordine, per un tutto. Loro ordine, esatto. Poi vengono spostati alla rinfusa. Esatto. Cioè il faldone 1 si può mettere accanto al faldone 800 e sì. Poi è stato fatto un lavoro fatto di fretta in furia perché dovevano subito iniziare i lavori, quindi non è stato fatto un lavoro proprio ordinato. Diciamo che con l'archivistica non avete mostrato dimestichezza. Lei sa, ricorda, comunque sa, eventualmente se lo ha saputo, se lo ricorda ancora oggi, se nel corso del tempo, negli anni passati, anche nei 10 anni in cui, che sono decorsi da quando lei è alla squadra mobile, la Procura di Caltanissetta ha delegato altri uffici di polizia di venire a fare delle ricerche archivistiche nei vostri archivi? In precedenza? Cioè, negli ultimi 10 anni, da quando lei è alla no, squadra mobile? No, non lo so. Non le è mai capitato no, di saperlo? Non lo so. La dicitura di questa carpetta di questura di colore bianco era proprio questo qua, interrogatorio in relazione Maurizio. Sì. È un appunto un pochino diciamo informale, non c'è neanche un cognome. Sì, sì, sì. Il contenuto lei l'ha esaminato di questa carpetta? Ho visto che c'erano dei verbali di interrogatorio e una relazione a firma di Maurizio Zerilli. In una singola copia, in più copie? La relazione era in più copie, non mi ricordo ora quante copie, forse 3. Solitamente quando voi redigete relazioni di servizio quante copie ne fate? Sì, almeno 3. Mm.
Nella sua relazione lei annota di trovare anche tre verbali interrogatorio. Sì. Le leggo le date e poi le chiedo se è un ricordo preciso. Lei scrive 24 giugno 94 nel procedimento 990 del 92, 29 giugno del 94 nel procedimento 2430 del 93, con lettera di trasmissione alla Direzione Centrale della Polizia Criminale e affirma il sostituto procuratore dottoressa Boccassini, e poi dice verbale interrogatorio sempre nel procedimento 2430 del 93 del 15 luglio 95. Lei di quest'ultima data è certa? Perché io agli atti dei processi Borsellino 15 luglio 95 non l'ho trovato, ho trovato il 15 luglio 94, 95. Se sono in relazione penso che siano esatti, avvocato. Vabbè, questo si è sfuggito a me. È stato tutto acquisito, quindi facile da... Nella sentenza di questo processo si fa riferimento al 15 luglio 94, che pagina? Pagina 644. Presidente, comunque io il riscontro che ho fatto è con pagina 644 della sentenza di questo processo del primo grado, in cui si parla di un 15 luglio 94, non ho trovato 15 luglio 95, ma può essere sfuggito a me. Dico, il dubbio sorge da questo riscontro, sì, fatto con la sentenza di questo processo. L'ultima cosa, il sostituto commissario Zerilli, lei ricorda se parlò col dirigente della sezione o col dirigente della squadra mobile? Sì, ha parlato anche col dirigente della squadra mobile. Direttamente o tramite il dirigente della terza sezione? Credo direttamente, ma questo non glielo so dire con certezza. Lei è già stato chiesto, lo torno a chiedergli anche io per eventualmente sollecitare la sua memoria. Il sostituto commissario Zerilli, di fronte al ritrovamento di una relazione di servizio che si è cercata per 30 anni e nessuno ha mai trovato, non ha fatto nessun commento, e che può essere rilevante nel suo processo, nel bene o nel male, questo non lo dico così, nessuno si oppone, dico, non ha fatto nessun tipo di commento? No. Eureka, niente? No, niente, no. Zero. È soltanto, no, si è presentato, andato direttamente dal funzionario, e poi è tornato dicendomi di fare la relazione. È rimasto impassibile di fronte a questo ritrovamento? Vabbè, ognuno. La decisione di farne una copia è stata concertata con qualcuno da parte del sostituto commissario Zerilli o è stata un'iniziativa spontanea, eventualmente arbitraria? Non glielo so dire questo, avvocato. Scusi, lei ha perso il controllo materiale del fascicolo o il fascicolo è sempre stato sotto la sua diretta percezione? Cioè lei lo ritrova, lo porta e lo lascia? No, non l'ho lasciato. Quindi anche quando il sostituto commissario Zerilli è andato al dirigente della sezione e dal dirigente della squadra mobile, il fascicolo è sempre stato nelle sue mani? Il fascicolo una copia della relazione forse l'aveva presa da Zerilli. Una copia delle tre trovate o ne ha fatto una fotocopia? Successivamente ha fatto una fotocopia. Quindi ne ha trattenuta una delle tre trovate o quelle tre trovate? Ha trattenuto una di quelle trovate, poi me l'ha riconsegnata e si è fatta una fotocopia. Chi lo abbia autorizzato lei non lo sa, giusto? Credo il funzionario. Un attimo solo, Presidente. Nient'altro, grazie. Avvocato Di Gregorio. Io ho una sola domanda. Desidero sapere questo, i lavori di ristrutturazione iniziati 2 anni fa, sì, un po' di più, quanto sono finiti? Dai lavori circa 6 mesi. Ho detto sono finiti, allora sì, sono finiti in 6 mesi. Sì, sì, sì. Sono durati circa 6 mesi. Ho capito, sì. E perché se lo sa? Un anno e mezzo dopo si chiede di fare questo lavoro, ci sono state fatte nuove stanze per fare l'archivio sopra, l'archivio è stato spostato, come funziona questo discorso di questo incarico ricevuto dopo un anno e mezzo dal fine lavori? Proprio per il modo in cui sono stati accatastati in precedenza i faldoni, ora un pochettino meno,
prima era molto difficile poter trovare un raccoglitore, no, che cercavamo. Andiamoci con calma. Un anno e mezzo fa sono finiti i lavori di ristrutturazione. A un certo punto vi siete accorti, se durano 6 mesi, 2 anni meno 6 mesi fanno 1 anno e mezzo. E poi vi siete accorti che l'accatastamento, quello brutto davanti la porta, eccetera, era ingombrante e non vi faceva andare in fondo, eccetera, e li avete fatti trasportare, no, lei, okay. Li hanno trasportati, la ditta li ha trasportati a San Lorenzo, quindi si è fatto un po' di spazio, almeno si poteva entrare. La mia domanda, dico giusto questo, giusto, perfetto, la mia domanda è, a questo punto, sopra, sì, ristrutturato, questi faldoni sono destinati a salire di nuovo? No. E no. Dove andranno questi faldoni? Dovrebbero essere ricollocati sempre appena avranno trovato logisticamente come sistemare, sempre nell'archivio della squadra mobile. Cioè là dove sono? In maniera più ordinata, si spera. Quindi non è un problema, è un problema non di rispostamento su, di rimangono, sì, lì. Sì. E sì, quindi la domanda è, ne sa niente del perché dopo 1 anno e mezzo che sono accatastati male? L'ordine di accatastarli bene sempre nello stesso posto viene dato ora? Glielo, no, dico, se... perché è un po' sospetto, capito? No, ho capito cosa, sì, cosa vuole dire. Le ripeto, l'ordine della catalogazione è data nella necessità di riuscire a poter trovare più facilmente un raccoglitore che si sta cercando, solo questo. Non l'ho capito, state cercando un raccoglitore che non c'entra niente con questo? No. Nella ricerca, diciamo, in maniera generale. Ah, per potervi muovere meglio nel momento in cui vi dovesse venire l'opportunità di cercare un faldone. Esatto. Ho capito. E quando erano sopra, che c'era quell'archivio negli scaffali, sì, né che per caso qualcuno aveva fatto un elenco e sapeva che cosa conteneva sta... No. C'era uno schedaio dove con delle schedine si andava a trovare poi il raccoglitore. Ah, ecco, questo, cioè, coso c'è sempre, chiaramente. Non vale più, non perché vale sono più perché, esatto. Giusto. Per cui nello schedario originario, che non è stato buttato, no, ci sta scritto che lei sappia, si può sapere se si viene a chiedere, se c'è scritto Faldone Maurizio e gruppo Falcone Borsellino. Si può vedere, certo, avvocato. Ok, l'ultima cosa, lei ha detto io sono arrivato dopo, chiaramente, sì, lei ha mai saputo se il dottore, se il commissario, il sostituto commissario c'era in servizio in quella sezione da tanto tempo, da quanti anni più o meno? Sicuramente da prima di me, in specifico non lo so. Da prima di lei, certo. Dico, siccome so questo è un faldone che fa lui. Sì, sì, non so specificamente da quando è già la terza sezione. E questo faldone lo fa lui e lo porta all'omicidi, non lo porta nel... È l'omicidi, la terza sezione nel 94. 94 c'era sempre l'omicidi, certo. Ed era la terza sezione. Terza sezione. Oh, quindi il signor... Zerilli, insomma, sì, non mi viene, io coi titoli sono un poco scarsa. Zerilli lavorava lì ed è stato applicato al gruppo, che lei sappia. Esatto, sì. Quindi ci lavorava già nel 93-94? Sicuramente, sì. Okay. Quindi questo faldone a firma Zerilli, col contenuto, eccetera, eccetera, è possibile che stesse lì dal tempo in cui lui l'ha fatto? Certo, può anche essere, certo, può. Ho capito, va bene, io non ho altre domande, grazie. Presidente, mi consente una domanda? Su queste lei recupero. È già intervenuto o interviene quale sostituto di un altro? È a tempo. Può intervenire quale sostituto di altro difensore? Presidente, scusi, la posso crescendo anch'io, avrei da fare un'ulteriore domanda. Siamo sempre le prospetto la mia visione del problema. Ci sarà poi ci sarà tempo. Ci sono altre... Dico, siamo nella fase delle parti civili. Ci sarà tempo. Vabbè, dai, ci sono altre domande di altre parti civili? No, prego la difesa degli imputati. Grazie, Presidente. Buonasera. Buonasera. Desideravo sapere questo. Lei ha parlato di 1000 fascicoli contenuti originariamente nell'archivio della terza sezione. Di questi, più o meno sommariamente, chiaramente, quanti sono stati spostati e quanti sono rimasti?
Sono rimasti all'incirca 640. Come 640? 638, 640. Adesso quindi diciamo la maggior parte sono, maggior parte sono lì. Ho capito bene, avevate l'elenco di tutti i 1000 fascicoli catalogati? Allora, c'è sicuramente uno schedario che ci ha sempre aiutato nella consultazione quando dovevamo cercare qualche fascicolo. Quindi io non so però se nello schedario ci sono tutti e 1000. Attenzione. Ok, va bene. Cioè, lo schedario sicuramente c'è. Sì, sì, ho okay. Compreso benissimo. Lei ha detto che dalla, diciamo, dalla locazione originaria questi fascicoli sono stati spostati per i lavori di ristrutturazione. Sì. Ha detto che, per esempio, lei ha partecipato a questa supervisione di un trasferimento che ha fatto una ditta. Esatto. Lei ricorda, oltre a lei, chi ha partecipato a questa trasmigrazione di fascicoli? Sicuramente i colleghi che si occupano della logistica della squadra mobile, forse anche il collega Giuffrè, che è della terza sezione, e poi penso basta. Quindi l'ispettore Zerilli non partecipò? No, non ha partecipato. Va bene, grazie, nessun'altra domanda. Avvocato Panepinto. Sì, grazie Presidente, pochi brevi chiarimenti. Lei ha parlato di questo rinvenimento di un faldone marca Fabius di colore scuro. Sì. Bene, all'interno di questo faldone lei ha trovato, secondo quello che io leggo dalla sua relazione, una carpetta con la dicitura questura di colore bianco. Sì. La documentazione che lei indica nella sua relazione, cioè questi verbali di interrogatorio e questa relazione a firma di Zerilli, erano contenuti all'interno di questa carpettina bianca? Sì, erano contenuti all'interno di questa carpetta. Perfetto. A parte questa carpettina bianca, innanzitutto le chiedo, questo faldone lo avete ancora voi in custodia? No, è stato acquisito dalla procura. Quindi per intero il faldone non lo avete più. E all'interno di questo faldone, a prescindere da questa carpettina bianca dove c'era questa documentazione che lei indica nella sua relazione di servizio, c'era dell'altro che lei ricordi? Sì, certo, c'era molto altro materiale. C'era altro materiale, che però voi nella relazione di servizio non indicate? No. C'è una motivazione per cui non lo indicate? No, nessuna motivazione. Ho capito. Lei ricorda in particolar modo se all'interno di questo faldone Fabius vi fosse una relazione di servizio del 30 giugno 94 relativa alle officine romano? C'è un verbale di acquisizione, quindi sicuramente... C'è un verbale di? Di acquisizione di questa documentazione. Da parte di chi? Della procura? Della DIA, che è venuta a prenderlo, sì. Però non ha, almeno noi non abbiamo avuto modo di visionare la indicazione, il contenuto sì, ma non la indicazione del materiale contenuto. Lei ricorda comunque se vi fosse questa relazione, ne ha memoria? Allora, qualcosa sull'officina officina romano? Sì. Giusto? Sì, mi ricordo che c'era qualcosa sull'officina romano. Adesso in particolare non mi posso ricordare cosa riguardava l'avvocato. Presidente, io chiedo di sottoporre l'allegato 3 che abbiamo prodotto noi, se ricordo il documento. Sì. Allegato 3 alla nostra produzione. Esibitelo alle altre parti se non ne hanno ricordo. È allegato. Ma per agevolare la memoria, solo per questo. Sì, ma non dopo che sia stato fatto l'elenco. Diciamo. Lo dico per la, a microfono. Io ho visto il faldone, ma non ho visto il verbale con l'acquisizione, con l'elenco dei documenti, ovviamente. Avvocato, non mi ricordo nello specifico del documento. Non ricorda se era questo, però ricorda che vi fosse un sicuramente documento. Sicuramente c'era qualcosa sull'officina romana, io me lo ricordo. Ho capito. Ricorda se tra i documenti, adesso vengo a riprendermi la copia di questo documento, vi fosse anche una cartellina con scritto questura di 4 con accertamenti su abitazione dell'amante di Tinirello. Sì, c'era una carpetta, questo me lo ricordo. Ricorda se vi fosse anche una relazione di servizio del 5 luglio del 1994 relativa o denominata Bar dei Sogni? No, avvocato, non me lo ricordo. Non se lo ricordo. Beh, se gliela faccio però, vedere, pensa di poterlo ricordare? Me la faccio vedere, però no, c'era molto materiale, avvocato, quindi non... progressivo della nota, quella della squadra mobile. È legato 37. 37. Quell'altro che non è stato trasmesso. Sì, esatto. Non ho sentito la risposta. No,
Le ripeto, c'era molto altro materiale. C'era molto adesso, altro materiale, ma non era... ricorda se... Però, come l'ho detto prima, c'è un verbale di acquisizione e quindi è facile poter poi vedere se ovviamente era da questo. A ricordo di relazioni dello SCO relative agli accertamenti sugli appartamenti di via dell'Orsa Minore o sui locali di rivendita macchina edili della ditta Catalano? Mi ricordo relazioni dello SCO, non mi ricordo nello specifico. Non si ricorda il contenuto. Ricorda per esempio se vi fossero degli accertamenti anche su Baglio Verdone del 12 luglio del 1994, abitazione di via Santa Maria del Gesù? Ha un ricordo di questo? No, questo non me lo ricordo, avvocato. Scusate. Non... Nessun'altra. Fate partecipare alla corte oppure confabulate e basta. No, il procuratore mi diceva se vuole le faccio avere io il verbale di acquisizione, che però io ho chiesto di visionare il fascicolo, ho visto solo il fascicolo ma non il verbale di acquisizione dei documenti, altrimenti non l'avrei posto. Bene, senta, lei ricorda se vi fosse per esempio anche una nota di trasmissione alla procura di Caltanissetta dell'interrogatorio di Matteo Messino, di Matteo Mario Santo del 4 giugno del 94? Se ne Di Matteo, sì. No, avvocato, non me lo ricordo. Non se lo ricordo. Dico, c'è il verbale di acquisizione dove possiamo... Della documentazione e altro. Va bene, non ho altre domande, Presidente, grazie. Non ho ben capito, se posso. Un chiarimento su questi temi. Su una domanda che è stata fatta e su una risposta che è stata fatta. Prego. Lei ha parlato, rispondendo alla domanda, ha parlato di 640 fascicoli. Raccoglitori, sì. Io non ho capito bene di che cosa stiamo parlando, cioè nella distinzione tra Squadra Mobile e San Lorenzo. No. Questi 640 sono all'interno della Squadra Mobile. Sì, ma dove? Cioè, questa distinzione, non ho capito questa distinzione. Come sono collocati? Alcuni raccoglitori sono ancora nei locali della terza sezione. Quelli che sono stati ristrutturati. Esatto. Alcuni. Ma che non sono stati mai spostati? Non sono stati mai spostati. E altri si trovano ancora in maniera accatastata. Dobbiamo ricominciare dal capo. Ci deve aiutare a capire, perché noi... Se no dobbiamo fare un esperimento giudiziale e fare un sopralluogo a Piazza della Vittoria. La mia domanda era tra quelli che sono attualmente nella parte, cioè quelli che erano stati spostati, quindi dicevo dei 1000, quanti sono stati spostati? Ma spostati dove? A San Lorenzo? Ah, ecco, come l'avevo capito io. Appunto, come era? Sì, allora facciamo così, ci aiuti, fatti 1000... E i faldoni che stavano nell'archivio originariamente. Sì. Questi 1000 scendono tutti e 1000 giù? No. Quanti ne scendono, più o meno? Occhio e croce, 900. 900. 100 restano là insieme agli operai che fanno la ristrutturazione. Sì. Prego, procuratore generale. Quindi quei 100 restano lì e sapete che cosa c'è dentro, giusto? Eh sì. Ok, gli altri 900 quindi sono divisi fra San Lorenzo e il seminterrato. Grosso modo quanti? Giù ce ne sono 640? Giù ce ne saranno all'incirca 500. 540, già. Per sì, arrivare a 640 complessivi. Esatto. Quindi ce ne sono... più o meno 360 350 360 a San Lorenzo. Ok, sì, grazie. Un'altra domanda. Adesso la Corte si deve fare chiarire alcuni passaggi, dopodiché le parti potranno nuovamente interloquire. E a questo punto vorremmo approfondire un po' il tema dell'archivistica in generale, sì, presso i vostri uffici. Questo archivio, sì, dove si sono fatti questi lavori di ristrutturazione, voi riferite che le ragioni dei lavori di ristrutturazione erano connessi all'applicazione di norme in materia di sicurezza, sì, del lavoro. Io non, se lei lo sa, quali erano i profili che rendevano necessari questi lavori, c'erano delle... Credo che problemi strutturali, però, esatto, se lei lo sa, credo, insomma, mi rendo conto che non è strutturali. La scaffalatura che conteneva tutti questi archivi non era adatta per l'ambiente,
Quindi, quindi c'era la necessità di smaltire una struttura che era fatta di materiali. E in più sono stati fatti altri lavori di messa a norma, elettrici e altro. Chi si occupava della tenuta di questo archivio? C'era un ufficiale, un ufficio, un gruppo di soggetti, di persone fisiche che avevano il compito di curare la, allora, l'alimentazione e la gestione di questo archivio. In passato ogni sezione era fornita di una propria segreteria, quindi credo che in passato la segreteria della sezione si occupava anche del lato appunto di archiviare e della gestione dell'archivio. Quindi però l'archivio era unico per tutte le sezioni? No, ogni sezione ha i suoi... Quindi questo era l'archivio della terza sezione, della terza soltanto sezione. Della terza sezione. Però lei non sa chi nella terza sezione in passato, aveva avuto questo compito. Ma questo era un archivio attivo, chiamiamolo così, cioè era un archivio che veniva ancora alimentato, sì. O no? Sì. Sì, 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 sì. E nell'alimentare questo archivio veniva compilato sempre questo sistema di schedatura che lei ci descrive come se fosse un po' vertino, risalente a tempi antichi, sì, sì. Che continuava a funzionare così. Lei, quando è stato incaricato di seguire la ditta che doveva trasportare questi raccoglitori, ha avuto una interlocuzione? Le è stato impartito un ordine, data una direttiva di interloquire con i soggetti che si occupavano della cura e della gestione dell'archivio? Della cura e della gestione dell'archivio? No. Sì. Quindi le hanno detto di andare in archivio e chi le ha dato l'indicazione di tirare giù tutto questo materiale e di collocarlo, come ci ha spiegato lei, alla meglio? La dirigenza, penso. Così. No, noi non c'eravamo, quindi noi possiamo pensare. Lei ci deve dire quello che è successo. Disposizione del dirigente. Quindi il dirigente le ha detto: comunque li mettete, va bene così. Intanto si devono mettere là per fare iniziare i lavori, poi verranno sistemati. Quindi nessuno si è posto il problema che rispetto alla precedente sistemazione, che consentiva un accesso e una ricerca sulla base... più agevole, sicuramente. No, troppo no. Bene. Nel periodo che non è stato breve, in cui questi faldoni sono stati, questi raccoglitori sono stati collocati, lei ce li ha descritti così, uno sopra l'altro... Sì. All'interno di questi spazi. Io sono certo che sarà emersa l'esigenza di tanto in tanto di andare a consultare atti di archivio. Per questo, ma come facevate con la canna da pesca? Come... È stato alquanto difficile. Per anni, perché comunque... Sì, ma dico, qual era il metodo con il quale una persona che cercava un materiale d'archivio entrava in questa stanza e che faceva? Cominciava dal primo e le apriva uno per uno. Iniziamo in attesa. Sì, sì, e in tutto questo tempo nessuno aveva trovato questo faldone che avete trovato voi, no. Mentre tirava giù. No. No, Presidente. Le parti hanno altre domande? Su questa, Presidente, posso? Prego. Sì. Avvocato da qui, senta, la disposizione che vi diede il dottore Franco, sì, di sistemare, in che data fu? I primi di ottobre. Cioè? Può essere il 5 di ottobre? Sì. Lo dice lei nella relazione. Sì, sì, sì. E invece il rinvenimento di questo faldone, in che data fu? Il giorno successivo, il 6 se non sbaglio. Il 6? Sì. E quanto tempo dedicavate voi per sistemare questi faldoni, visionarli, insomma, selezionarli, eccetera? Sia la mattina che anche alcune ore del pomeriggio. Quindi, scusi, avete iniziato il 5? Sì. Lei che turno aveva fatto quel giorno, se lo ricorda? 8.14, no, 8... non me lo ricordo, però penso che era 8.14. Cioè, prego? Non me lo ricordo il turno, però penso che era 8.14, non mi ricordo precisamente. Vabbè, il turno, comunque, diciamo, la mattina sicuramente. La mattina o il pomeriggio, comunque mezza giornata, diciamo. Cioè le ore lavorative che sono? Le ore lavorative più qualche ora di straordinario. Oh.
E quindi il 5 voi iniziate, sì. E vi dedicate solo a quel lavoro o l'avete interrotto per fare altre cose? No, devo dire che in quei giorni ci siamo dedicati soprattutto a questo lavoro. In quei giorni quanti sono stati questi giorni? Diversi giorni. E quindi poi l'indomani, dall'inizio di questo lavoro di selezione, sì, recupero, eccetera, trovate questo faldone. Sì. Io le chiedo, avete descritto nella relazione servizio, non gliela faccio ripetere, insomma, che tipo di cartone era, marca... tutti questi faldoni erano di marca Fabius? No, non tutti. La scritta in rosso, che è sì. Materiale gruppo Borsellino, quindi era una scritta come? Fatta col pennarello? Con pennarello, sì. Con pennarello. Sì. Ed era, lei ha potuto dire che era riconducibile questa scritta? No. Senta, quando avete selezionato il fascicolo, che conteneva altri documenti, sì. Giusto? E questa relazione, diciamo... Era nel mezzo, alla fine, all'inizio? No, era sì, era tra le prime carpette sicuramente. Tra le prime carpette? Seconda, terza carpetta, tra le prime carpette. Non era in fondo, ecco, comunque non è in fondo. Va bene, non ho altre domande, Presidente, grazie. Avvocato Di Gregorio? Sì, prima desideravo una conferma, se ho capito bene. Questa è sezione omicidi, ok. Sì. Invece, per quello che riguarda la strage Capace e la strage Via D'Amelio, che sono sì. Stragi ma sono omicidi, c'è un archivio a parte, ha detto sempre lì? C'è un archivio a parte. Sempre lì però, cioè sì. Sempre nel... Nei locali dell'archivio della squadra mobile. Quindi sempre nel piano sì, esatto. Sotto. Quindi accanto, diciamo, per sì. Capirci. Oh. Allora, io volevo sapere questo, quando lei ha parlato con Srilli prima, durante, prima, dopo la fotocopiatura, non sì. Ha importanza, in tutto questo discorso, gliel'ha chiesto come mai questo faldone non l'ha messo negli atti della strage Borsellino? Non l'ha messo. Ho cambiato la domanda. No, avvocato, perché comunque questo archivio non è mai stato di nostra competenza, della terza sezione, l'archivio che riguarda le stragi. E chi ce l'ha invece? Chi lo gestisce? Ha avuto in gestione altre sezioni, non noi. E cioè? Non ne sono sicuro, ma credo lo SCO. L'archivio Falcone e Borsellino. Esatto. E a lei risulta se per caso esiste un altro archivio, perché qua scopriamo archivi. Del gruppo Falcone Borsellino, metti caso a Bagheria? Specificamente no, sicuramente a Bagheria c'è un locale adibito ad archivio. Di chi? Non solo della squadra mobile, credo dell'intera questura. Quindi con cose che riguardano i più vari, le più non varie so come, sezioni? Non so come è gestito l'archivio alla Bagheria, quindi non so specificare come sono... No, siccome lei dice non solo della terza sezione, esatto. Non solo relativa, ma anche di altre, sì. Quindi chi gliel'ha detto questo? Come lo sa? Che c'erano anche le altre? Perché è un archivio della questura. Ah. Ok. Mentre questi sono i singoli archivi delle singole sezioni della squadra mobile, a parte Falcone e Borsellino, che esatto. Forse è dello SCO. È stato gestito dallo SCO. Certo, gestito, no, è di proprietà loro. Ho capito, non ho altre domande, grazie. Avvocato Crescenano. Presidente. Sì, aspetti, Avvocato Crescenano, che forse c'è. Prego. Sì, Presidente Boto Crescimanno, grazie. Le volevo chiedere un altro chiarimento. Le tre copie, assumendo che siano tre, insomma erano più di una, della notazione di indagine a firma all'epoca ispettore Zerilli, erano tre. Lei la ricorda come è fatta questa relazione? Mi ricordo che era una relazione che riguardava i sopralluoghi. Non specificamente. Era un testo unico, c'era un testo più degli allegati, questo lo ricordo? No, non me lo ricordo, avvocato.
Presidente, gliela possiamo, se la Corte l'ha qua, se è sopra no, se la copia, no, no, c'è la sì, è chiaro. Intanto sulla questione della copia, lei stava chiedendo se erano tre copie o tre originali poco fa, se ho capito. Questo bene. È un problema superato. Lo consideriamo, o glielo vogliamo chiedere? No, mi interessa sapere se è un... Io ce l'ho. Eccola. Ah, io ho l'originale. Ah, l'originale è in procura. No, è nelle mie mani in questo momento, Presidente. Sì, ma dico, è stata trasmessa, sì, siccome lui non ricordava se l'aveva trovata in copia o in originale, era in originale e la procura ce l'ha in originale. Perché a noi avete depositato una copia. Noi abbiamo depositato una copia, a noi ci hanno, certo. Dicono che ci hanno trasmesso l'originale, sembra effettivamente un originale, ed è in un fascicolo, in questo momento è nella disponibilità della procura. Certo. Se è necessario, ovviamente io posso estrapolare, se qualcuno lo richiede, l'originale e inserire nel fascicolo la copia. Comunque dico premesso prego, che prego. Si tratta di 8 fogli, si tratta di 8 fogli, questo glielo dico io perché lui... Questi, le tre copie erano 3 gruppi di 8 fogli fra loro spillati? No, non me lo ricordo questo avvocato, non mi ricordo. Se erano 3 copie complete, non me lo ricordo. Sì, certo. Lei lo ricorda se su un foglio di questi 8 c'è una sorta di puntata che indica di trasmetterlo ad altri uffici della Polizia di Stato? No, no, avvocato, non me lo ricordo. Presidente, allora intanto lo chiedo alla Corte se riterrà poi di esibirlo alla Corte al test. Dall'originale che ha il pubblico ministero e che mi ha dato cortesemente in mano in questo momento si percepisce meglio ciò che nella fotocopia che ho io, immagino che in quella che ha la Corte non si capisce molto bene, e c'è le 2 annotazioni senza firma che sono presenti sul foglio intitolato elenco degli obiettivi segnalati relativamente dagli Eri Pietro. C'è non solo una parte scritta, ma la parte è bianchettata o non so che cos'altro, che cos'altro, come altro definirla. Insomma, se la Corte ne vuole prendere visione, è eventualmente sì, noi abbiamo la copia, anche se non si capisce bene. Però dall'originale si capisce meglio. Non si capisce bene se è sbianchettato nella copia. C'è in realtà uno sbianchettamento che evidenzia in qualche modo. Comunque, ci sono delle annotazioni. E nella copia come che no? Abbiamo noi, nella copia che è acquisita dalla Corte, la parte sbianchettata non si legge. Nella copia che abbiamo noi e voi nella Corte. Vabbè. No, no, da noi, essendo una copia, il bianchetto di solito si fa proprio perché nella fotocopia non si veda. No. Quindi lo sbianchettamento nella fotocopia, diciamo che. È sempre una copia che mi hanno messo a disposizione i parti civili. Questa annotazione che è scritta a penna si vede. Quindi io penso che anche nella copia che avete voi siamo nella pagina elenco degli obiettivi segnalati relativamente da ieri Pietro. Scusa, l'originale lo diamo al procuratore. No, un'altra cosa facciamo confusione. È uguale. Questa è la copia. Nella nostra non c'è, non ma c'è quello che è più rilevante è che ci sia nella copia della Corte. Dico, come lo si voglia... diciamo, non è importanza che non ci sia nella nostra, l'importante è che ci sia nella copia che è acquisita. Ne dico però, pur non potendo fare domande alle parti, perché secondo me è stata fatta la copia della copia, perché per esempio il collega qua non si vede bene, dipende se è stata fatta copia della copia. Allora, questa è la copia che ha la Corte, dove si intravede qualcosa. Allora farò in modo di fare una copia del... Fatta male la copia. Diciamo che con un buon oculista... No, provvederò poi a fare... Si riesce a intravedere giusto qualcosa. Presidente, provvederò a fare una copia dall'originale... In modo perché ovviamente facendo la copia, probabilmente queste copie sono state fatte dalle fotocopie, quindi non si legge. Infatti. Allora facciamo la domanda così. Sì, mi chiedo se sa dare una spiegazione di queste 2 annotazioni che sono...
Scusate. Chiudiamo il nostro dibattito sul Bianchetto. Se possiamo esibire al test. Esibiamo al test e vediamo se il test ci sa spiegare questa caratteristica. Intanto lei come lo interpreta? Mi è stata data una copia alla sesta sezione e una copia allo SCO. È stata data. Penso che faccia riferimento che una copia alla sesta sezione, una copia a SCO. Quindi penso che una copia sia stata consegnata allo SCO e una copia alla sesta sezione. Scusate, signori avvocati. Signore avvocati, non commentiamo perché altrimenti perdiamo. E ora glielo chiediamo, invece di chiedervelo fra di voi, che tanto non lo sapete, chiedetelo al test. All'epoca doveva essere la Catturandi. Quindi secondo lei questo appunto potrebbe avere questa spiegazione? Sì, una copia di questo appunto è stata data sia alla sezione Catturandi, la sesta sezione, e una copia allo SCO. La direzione centrale di polizia criminale. No, la persona è Aglieri Pietro. Ah, Aglieri Pietro, certo. Che era all'epoca... All'epoca era ancora latitante, sì, questo ci risulta anche dagli atti del processo. Va bene così, grazie Presidente. A questo punto, Procuratore Generale, diventa rilevante che la Corte abbia quantomeno una scannerizzazione, forse sarebbe meglio una fotografia dell'originale che si mette in evidenza questo. Vabbè, se la Corte lo ritiene, io posso anche produrre l'originale, fare una copia. No, questo è faccio una copia che sia fedelissima, diciamo, direttamente. Una fotografia, magari, una foto ad alta definizione, anziché una fotocopia. Che poi è solo questo il. Sì, è questo aspetto, visto che è stato oggetto dell'esame. Va bene, se non ci sono altre domande. Ci sono altre domande? Sì, prego, Presidente. Avvocato Trizzino, sì, prego. Una domanda. Assistente aiuto, io desideravo sapere, nel corso di questi anni, lei personalmente ha saputo che a Caltanissetta si stavano celebrando dei processi? Sì, certo. Ha saputo che vi erano delle difficoltà nel rinvenimento di alcuni atti risalire alla ricostruzione delle primissime indagini? No, avvocato, al rinvenimento di atti no. Come ha saputo che l'ispettore, il sostituto commissario Zerilli era sotto indagine a Caltanissetta? Sia per gli organi di stampa, ma anche perché Zerilli, lavorando con lui, è inevitabile lo sapere. Era difficile nasconderlo. A sua conoscenza non vi fu alcuna indicazione da parte degli organi direttivi della squadra mobile di ispezionare l'archivio per trovare così genericamente atti relativi alle indagini sulla strage di Via D'Amelio nel corso di questi anni? No, avvocato, non lo so. Va bene, grazie. Un'ultimissima domanda, per quello che a lei consta, quando di questi atti si faceva trasmissione all'autorità giudiziaria, di questi atti che voi trovate in archivio e che trovate ovviamente in una copia originale, all'autorità giudiziaria veniva trasmesso un originale o veniva trasmessa una copia? Riprendiamo l'udienza, facciamo entrare il dottore Franco. Buonasera, può leggere la formula d'impegno? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Le sue generalità e il suo grado? Franco Giovanni, nato a Mistretta il 2/11/86, vice questore aggiunto della Polizia di Stato in servizio presso la squadra mobile di Palermo. Allora. Ripeto, no.
Dottore Franco, noi le dobbiamo rivolgere delle domande a proposito dei fatti oggetto della sua relazione di servizio trasmessa unitamente alla relazione di servizio e del suo sottoposto aiuto. Lettera di trasmissione, non, non ho fatto relazione. Sì, lettera di trasmissione. Beh, è una lettera di trasmissione abbastanza articolata rispetto a quelle che conosciamo. Sì. Sì. Okay. E allora cominciamo a ricostruire gli antefatti. Lei ha dato direttive in ordine al controllo sui materiali di archivio che erano stati spostati in occasione dell'attività di ristrutturazione di alcuni locali della squadra mobile. Ci spiega come è andata questa attività? Sì, Presidente. Allora, premetto che sono stato trasferito alla squadra mobile di Palermo con decorrente 4 settembre del 2023. Quindi dopo il primo mese in cui sono stato affiancato alle varie sezioni, con decorrenza 2 ottobre, il dirigente della squadra mobile mi ha conferito l'incarico di dirigente della terza sezione, quindi della sezione omicidi. Quindi le prime cose che ho fatto, come anche nelle precedenti esperienze, è prendere cognizione chiaramente delle attività investigative, delle deleghe in trattazione e anche degli aspetti gestionali della sezione, quindi i reperti piuttosto che i fascicoli e via discorrendo. Quindi nei primissimi giorni ho appreso che nei mesi precedenti l'archivio che era destinato, ho appreso che c'era un archivio della sezione omicidi con una mole abbastanza grossa di fascicoli, che era peraltro in quella che oggi attualmente è il mio ufficio, a fianco, che era stato interessato, quel locale è stato interessato da lavori di ristrutturazione per l'adeguamento alla legge 81 del 2008, e quindi erano quei faldoni erano stati temporaneamente allocati nell'archivio generale della squadra mobile, che invece è al piano seminterrato, e quindi effettivamente c'erano numerosi faldoni accatastati momentaneamente lì, e quindi poi parlai con il vice dirigente della squadra mobile, la dottoressa Marino, e gli rappresentai questa situazione. Quindi d'intesa con la dottoressa Marino poi ho dato disposizione affinché venisse fatta innanzitutto una catalogazione di quei faldoni, perché la stanza che era un tempo destinata ad archivio della sezione omicida adesso è un ufficio dove è occupato da personale di polizia, quindi di fatto non potevano tornare più lì, quindi bisognava poi innanzitutto catalogarli per capire quali erano i faldoni e poi fare una cernita e scegliere quelli che per importanza del fascicolo piuttosto per i fascicoli più recenti dovevano rimanere alla squadra mobile e magari quelli più datati o quelli che non avevano che non erano importanti come altri allocarli presso altre strutture che sono ubicate, per quanto poi ho appreso in quel momento, presso il commissariato San Lorenzo di Palermo e presso il commissariato distaccato di Bagheria. Di conseguenza disposi al sostituto commissario Zerilli, che è il coordinatore della sezione, di individuare una persona, due persone in realtà, poi perché la mole era abbastanza notevole dei faldoni, che fosse una persona risabondamente precisa, sistemata da poter, cioè in maniera che sapesse organizzare il lavoro, per catalogare quelli che erano, quindi che c'erano X faldoni relativi all'omicidio Puglisi piuttosto che, quindi tutta una serie, e quindi propose di conferire questo incarico all'assistente capo aiuto coadiuvato dall'assistente Vaiana Francesco. E analoga situazione venne fatta, anche se non attiene questo argomento, per i reperti con altro personale, a cui venne dato l'incarico di catalogare i reperti, quindi sistemare i reperti. La scelta di questo personale da parte di Zerilli, sulla base di quali valutazioni si fondò? Sostanzialmente perché poi tutto il personale inevitabilmente non è uguale, cioè magari quello più bravo su strada e quello più bravo poi con le carte, o che magari è più predisposto nell'attività organizzativa. Per esempio, per quanto riguarda gli archivi, l'assistente aiuto e l'assistente capo aiuto è persona molto stimata, molto precisa e molto attenta, anche per altre attività investigative gli diamo incarichi più certosini, magari ad altri diamo un incarico
più operativo sulla strada, quindi una persona precisa. Analogamente, ad esempio, per i reperti fu dato incarico al sovrintendente Giuffrè e all'assistente Caponese per analoga sostanzialmente qualità nell'attività. Senta, quando lei prese servizio, quindi a questo punto qualche settimana prima da quando si fece carico di fare questa attività, lei ebbe indicazione su chi fosse il dipendente o i dipendenti che si occupavano della cura e della gestione dell'archivio? No. Non c'è una figura nella vostra struttura che si occupa dell'archivio? Sì, allora c'è, nell'archivio ci sono gli archivisti. Sono gli archivisti che sono incardinati nell'area affari generali, che dipende sostanzialmente, che è coordinata dal vice dirigente. Poi ciascuna sezione, nel caso di specie l'omicidi, ha una mole di fascicoli più elevata rispetto ad altre sezioni, all'antidroga piuttosto che altre. E quindi... ci spieghi bene questa cosa. Ogni sezione ha un suo archivio? No, c'è l'archivio della squadra mobile, che è al piano seminterrato. Poi ogni sezione ha dei fascicoli in trattazione, anche alcuni chiusi. In linea di massima il fascicolo, quando viene chiuso, quando finisce l'indagine, viene depositato poi all'archivio della squadra mobile. Per quanto riguarda la sezione omicidi, c'è una stanza molto grande, che adesso dicevo è ufficio, dove era proprio un archivio separato dell'omicidi. Io ho saputo che c'è un archivio separato della sezione omicidi. E questo archivio separato era demandato alle cure dello stesso personale degli affari generali di cui lei ha parlato poco fa? Questo non glielo so dire. Non sono in grado di riferire. Non le hanno... No. E quando lei ha avviato queste iniziative per rimettere un po' di ordine tra questi documenti, ha consultato l'ufficio affari generali? Il vice dirigente, la dottoressa Marino, come dicevo, perché l'area affari generali è coordinata dalla dottoressa Marino, quindi naturalmente... E cosa avete concordato con... Che andavano sicuramente, quei faldoni andavano catalogati e sistemati, tant'è che poi nel corso di una recente visita dei medici, dei sanitari per l'8108, proprio ce l'hanno rilevata, infatti noi abbiamo detto che comunque era in fase di sistemazione quella molla di faldoni. Di conseguenza concordammo per l'appunto, proprio perché non potevano più tornare, non potevano essere più accolti nell'archivio omicidi, visto che diventavano uffici e visto che comunque la mole era talmente grossa che di fatto non entravano nemmeno nell'archivio della squadra mobile, quindi di fatto erano accatastati alcuni anche per terra, di fare una cernita, quindi cercare sostanzialmente di fare un catalogo e poi scegliere successivamente quelli che rimanevano alla mobile, altri invece dove ci sono dei locali più ampi all'uopo destinati dei due commissariati che ho poco fa detto quali sono. Le risulta chi aveva impartito le direttive sulla sistemazione di questo materiale contenuto nell'archivio quando si erano fatti i lavori, quando erano stati avviati i lavori per l'adeguamento del... No, signor Presidente. No. Lei sa chi erano stati i suoi predecessori nell'incarico? Sì, il mio ultimo predecessore è stato il dottore Fileccia, prima di lui che è stato poco meno di un anno probabilmente, e prima di lui ci fu il dottore Valenti, ma rimase pochi mesi, e invece poi un periodo più lungo di tempo, credo di qualche anno, il dottore Cittarelli. Prima del dottore Cittarelli non so chi fosse. Sì, andiamo un dottore Cittarelli, in che epoca siamo, in che anni siamo? E allora, le direi che più o meno, calcolando che il dottore Fileccia è stato da gennaio, verosimilmente del 2023, fino al 2022, fine 2022 credo, inizio 2023, è andato indietro qualche anno, però non sono in grado di dire, dovrei vedere in ufficio sostanzialmente le decorrenze degli incarichi. So che il dottore Fileccia, che è stato il mio ultimo predecessore, di fatto è stato, credo, poco meno di un anno, credo, non sono in grado di essere, e il dottore Valenti invece pochi mesi, perché poi fu assegnato alla sezione anticorruzione.
Senta, ci stava riferendo di questa prima fase nella quale avete scelto Aiuto e Vaiana per l'espletamento dell'attività, ci racconta poi come sono andate le fasi successive quando hanno iniziato il lavoro? Sì, un giorno venne poi, dopo che è iniziato, dopo pochi giorni, dopo qualche giorno dall'inizio di questa attività, venne nel mio ufficio il sostituto commissario Zerilli dicendomi che era stata rinvenuta questa annotazione, e di questa circostanza informò anche il dottore Basile, dirigente della squadra mobile. Di conseguenza poi parlai con il dottore Basile, con il dirigente della squadra mobile, e quindi per trasmettere questa annotazione alla Procura della Repubblica di Caltanissetta. Lei ha avuto modo di esaminarla, questo materiale che è stato rinvenuto? L'annotazione era, se non ricordo male, era relativa a dei sopralluoghi fatti dall'allora ispettore Zerilli, non so se probabilmente con altre persone, non so, dovrei vedere l'annotazione per poterlo dire, con Scarantino Vincenzo, negli ultimi giorni di giugno del 90, non ricordo, comunque sì, comunque va bene. Prego, ci sono domande? Sì, grazie. Dottore, quando lei è arrivato alla squadra mobile, già i lavori di ristrutturazione erano terminati? Sì. Non c'erano operai, quindi sì, direi di sì. Ma lei diceva in questi locali che sono stati sottoposti a ristrutturazione, adesso ci sono dei... C'è persone di polizia, un'altra sezione della squadra mobile. Che sezione c'è? Non è la terza? No, la criminalità organizzata, prima sezione. E quindi quando lei è arrivata già c'era questo personale? Era già No, erano finiti, credo da pochi lavori, era vuota la stanza. La stanza era vuota e personale della prima sezione è da poco tempo, che lì si da un paio di mesi credo, forse meno. Quindi lei non sa più o meno questi lavori di ristrutturazione rispetto al suo arrivo, quanto tempo prima sono finiti? No. Senta, abbiamo appreso, diciamo, dall'esame dell'assistente Aiuto, credo sia assistente, non ricordo bene il grado, che alcuni faldoni sono stati spostati a San Lorenzo, di questi della terza sezione, questi che sono stati spostati originariamente per i lavori di ristrutturazione. La stragrande maggioranza sono stati portati nel sininterrato dove c'è l'archivio generale della squadra mobile, e alcuni sono stati spostati a San Lorenzo. Lei questo ne ha conoscenza? So che ci sono dei fascicoli della sezione omicida e della squadra mobile presso il commissariato San Lorenzo, e credo probabilmente anche presso il commissariato di Bagheria, ma in questa circostanza non ne sono certo, però non sono in grado di riferire se furono trasferiti lì in occasione del lavoro di ristrutturazione o in altri. Perché lei non c'era? No. Ma io dico una cosa, cioè comunque lei sa che ci sono dei fascicoli della terza sezione amici della sesta sezione della squadra mobile, si trovano presso il commissario della squadra mobile. Tra questi ce ne potrebbero essere anche della sezione della terza sezione, diciamo, che il suo collega ci ha detto che sono stati spostati, sono quelli spostati al momento della ristrutturazione, quindi dovrebbero essere la terza sezione. No, dicevo, ci sono dei faldoni presso il commissariato, ci sono dei fascicoli della squadra mobile. Non so se questi fascicoli furono spostati in occasione dei lavori di ristrutturazione o in epoca precedente, perché proprio per evitare di caricare l'archivio. Allora, a noi, diciamo, io ovviamente mi baso, perché per me era una novità su quello che ci è stato appena detto, diciamo, con il test precedente. Se non ho capito male, sono stati spostati alcuni faldoni della terza sezione in occasione di questa ristrutturazione, alcuni sono stati portati giù, sono scesi nel seminterrato, altri, una minima parte, sono stati portati a San Lorenzo e non si sa ancora il contenuto. Perché non sono stati ancora, diciamo, esaminati, non è stata fatta la stessa attività che è stata fatta per i circa 500 faldoni che ci sono giù. Quindi lei di questo non è a conoscenza? No, lo prendo in questo momento. Non sapevo che c'erano dei fascicoli. Cioè, io mi domando, se voi avete per esempio un fascicolo dell'omicidio di Mario Rossi
e dovete fare vi serve un'attività e potrebbe essere a San Lorenzo, voi ovviamente questo faldone non lo potete trovare. Cioè, se voi dovete fare un'attività che richiede la ricerca di faldoni che comunque non sono in questo momento nella vostra disponibilità alla squadra mobile, ma sono a San Lorenzo, voi avete questa difficoltà. E ci è capitato che ci venisse richiesto dall'autorità giudiziaria di recuperare dei fascicoli e l'abbiamo recuperato, abbiamo mandato del personale a cercarli presso il commissariato dove erano stati collocati. Ma c'è una ragione particolare perché si trovano a San Lorenzo e non per esempio a Libertà o piuttosto perché che ci sono dei locali... C'è lo spazio. Io non sono mai stato, per il commissariato San Lorenzo è abbastanza nuovo, è molto grande, quindi io non so la condizione logistica degli altri commissariati. Ho capito, quindi però è una quello che so è spazio. Che sono a San Lorenzo a Bagheria, verosimilmente perché ci sono dei locali, dei locali idonei. Ma no, siccome la mia domanda, siccome lei ha detto, dice, in base a quelle che sono state anche delle deleghe o comunque delle richieste della procura, siamo andati a cercare dei faldoni a San Lorenzo. Ma siccome il test precedente ci diceva che non sapete qual è il contenuto di questi faldoni. Abbiamo dovuto cercarli perché in un caso recente che ci venne chiesto di acquisire del carteggio di vecchi omicidi datati, abbiamo prima cercato presso l'archivio della squadra mobile, non l'avete trovato, non c'era, poi l'abbiamo trovato. Ah, quindi in questo senso, cioè sì. Che non trovandoli avete provato sì, a verificare sì, se sì, era. Sì, perché, Volevo capire, c'è una ragione per la quale questa documentazione ancora non è stata catalogata, questa che è a San Lorenzo? Va catalogata, infatti mi sono premurato di farlo intanto per la sezione omicidi, poi naturalmente non ho io il potere dispositivo e gestionale perché se ne occupa naturalmente, poi sono delle valutazioni che fa il dirigente e il vice dirigente, non il funzionario addetto alla sezione come nel mio caso. Io l'ho fatto per quanto riguarda, perché si trattava di faldoni della sezione omicidi, però naturalmente andrà fatto pure quello lì, quindi è un'opera di catalogazione che va fatta proprio per sistemare tutti questi fascicoli. Senta, un'altra domanda, ho terminato. Quando avete trovato questo faldone, diciamo, al quale era comunque interessato il sostituto commissario Zeigli? Allora, premessa, ho appreso adesso, diciamo, dal test precedente che quando c'era il vecchio archivio, quello dove sono stati fatti i lavori di ristrutturazione, c'era comunque uno schedario che era funzionale alla collocazione dei faldoni in quell'archivio. Cioè, una volta che sono stati spostati, ovviamente questo schedario non serviva più. La mia domanda è questa: quando voi ritrovate questo faldone, che comunque era un faldone che era ricercato, non tanto il faldone in sé, ma la relazione che, di Zeigli che si cercava da 30 anni, avete fatto una verifica, voi vi siete premurati di verificare se quel faldone marca Fabus con l'indicazione materiale gruppo Borsellino era collocato, era schedato in quello, cioè era stato, come dire, predisposto a una scheda, un qualche cosa in quello schedario? Sinceramente no, dottore, perché non sapevo che ci fosse lo schedario, cioè sono tutti fatti antecedenti al mio... Lei mi sta prendendo adesso che c'è uno schedario da me? Dello schedario degli fascicoli non lo sapevo perché sono fatti antecedenti al mio insediamento. Io fino a settembre, come dicevo, dirigevo la squadra mobile di Imperia. Va bene, io ho domande? Nessun'altra domanda, grazie. Le parti civili? Imperia. Imperia. Presidente Voto Crescimanno. Dottore Franco, un solo chiarimento. Lei, da funzionario di polizia o anche da semplice uomo della strada, lo sapeva il fatto che la Procura di Caltanissetta da parecchio tempo andava alla ricerca di relazioni del personale del suo ufficio e della squadra mobile di Palermo in ordine ai sopralluoghi effettuati con lo scarantino? Di una notizia che lei... conosceva? O... No, assolutamente no. Non ne ha mai sentito parlare, no. Ha letto agli organi di stampa? No. Lei sa se di questa relazione dell'allora ispettore Zeigli lo stesso, dopo il ritrovamento, ha fatto delle copie? Sì, ha fatto copie perché ne ho parlato, ho chiesto, lui l'ha chiesta e ne ho parlato con il dirigente della squadra mobile e in quanto atto a sua firma ne ha fatto una copia. C'è un provvedimento autorizzativo, una questione informale? Per quello che Non c'è un provvedimento autorizzativo formale, no. Vabbè, la ringrazio, nient'altro.
Ci sono altre domande delle avvocato Trizzino, sì, prego. Una semplice domanda per comprendere meglio, ma gli archivisti concretamente cosa fanno in una sezione di PC? Non c'è una, cosa fa l'archivista della, alla squadra mobile? Sì. Sostanzialmente sistema scusate, la squadra mobile, sì, la squadra mobile, perché non, ad Imperia ad esempio non c'è, non c'è l'archivio della squadra mobile, perché è una piccola squadra mobile. Apprendo che sostanzialmente il, a parte la sistemazione dei fascicoli, smissa la posta in arrivo, quindi dalle deleghe ai provvedimenti, questo per quello che poi sa altre mansioni. Se un ufficiale di polizia giudiziaria, cioè se un magistrato vi chiede un fascicolo per le vie previste dalla legge, l'archivista è in grado di aiutarvi nel trovarlo? L'archivista che dispone sostanzialmente dell'archivio, quindi il personale va giù dall'archivista per farsi dare il fascicolo. Che lei sappia, l'assistente capo aiuto e l'assistente Vaiana non erano gli archivisti? No, non sono archivisti, è personale della terza sezione investigativa, è personale operativo della terza sezione investigativa. Che lei sappia, vi era quindi, lei ha preso adesso che esisteva un catalogo dell'archivio dell'intero archivio della squadra mobile? No, di cosa parliamo? Non ho capito la domanda. Forse devo formularla meglio io. Esisteva un formulario, uno schedario di tutti i faldoni inseriti nell'archivio della squadra mobile? Non ne ho contezza di questa situazione, perché l'archivio, come dicevo, è un'articolazione dell'area affari generali, quindi non so poi fisicamente, perché io mi occupo di attività investigativa della terza sezione, quindi non ne ho idea, avvocato. Non riesco a comprendere il motivo per cui, una volta effettuato il trasferimento con l'impresa, per l'ulteriore catalogazione non si sia affidato l'incarico agli archivisti piuttosto che a Vaiana o ad Aiuto. Perché erano fascicoli che erano nell'archivio della sezione omicidi e quindi era il personale della sezione omicidi che poteva fare una cernita di quei fascicoli, tant'è che ne parlai proprio con la dottoressa Marino, col vice dirigente, e quindi fu d'intesa dato incarico a personale della sezione omicidi per poter catalogare, che poi di fatto la catalogazione consisteva in ci sono X fascicoli relativi a questo omicidio piuttosto che Y fascicoli relativi a questo tentato omicidio, quindi l'opera del personale era quella sostanzialmente di fotografare la situazione numerica, la consistenza dei fascicoli affinché poi chi di dovere, quindi il dirigente e il vice dirigente, prendessero assumessero delle determinazioni in termini di allocazione poi di quei faldoni, quindi quali faldoni dovessero rimanere alla squadra mobile o, come dicevo, quali dovessero andare poi negli altri archivi, quindi San Lorenzo piuttosto che Bagheria. No, va bene, basta così, grazie. Avvocato Di Gregorio. Sì, grazie. Una domanda. La catalogazione dei fascicoli, quelli di sotto, non quelli di San Lorenzo, alla fine è stata fatta? Parliamo sempre dei, sempre dei vostri fascicoli della terza che sono scesi giù. È stata fatta, sì, è stata fatta. Quindi avete adesso un elenco di tutti i fascicoli, sì, che ci sono là? Assolutamente sì. Ok, la seconda, e quindi ovviamente la prossima, diciamo, puntata è San Lorenzo, se ho capito bene. Ci sarà da sistemarle. Se poi una cosa non è sapere. Una decisione che prenderò io naturalmente, ma sembra di logica, sì. Invece io voglio sapere un'altra cosa. Con riferimento invece alle modalità di ritrovamento del fascicolo, questo qua di cui stiamo parlando, questo Fabius, eccetera, a lei chi lo viene a dire abbiamo trovato questo faldone che ne dobbiamo fare o qualcosa di simile? Che è stata rinvenuta l'annotazione e me l'ha riferito il sostituto commissario Zerilli, al quale l'assistente capaiuto l'aveva detto sostanzialmente, quindi l'ho appreso da Zerilli. Sì. E questo, quando Zerilli è venuto da lei a riferire questa notizia, diciamo, le ha portato fisicamente qualcosa, che so, una carta, un faldone? L'annotazione, mi ha esibito l'annotazione. Che poi lei che ha visto in altre copie? Che noi abbiamo trasmesso alla Procura della Repubblica. E quindi il ritrovamento di questa cosa come gliel'ha comunicato?
sapere le parole, chiaramente. Mi ha detto che l'assistente capo aiuto aveva rinvenuto quella annotazione. Io poi chiesi all'assistente capo aiuto come aveva rinvenuto quella annotazione. Mi ha detto che, per l'appunto, verificando sostanzialmente le carpette, che c'erano quindi i fascicoli, si era incuriosito per quello che c'era, ha visto che c'era degli atti che erano riconducibili a Zerilli, una cosa del genere, li ha guardati e ha visto questa annotazione e quindi sapendo ha chiamato Zerilli e gli ha detto ho trovato questa annotazione e quindi ho detto come mai questa annotazione e mi ha detto sapevo anche peraltro che il collega era indagato dalla procura di Caltanissetta e quindi perché cosa? In che senso? Lei sapeva che era indagato in relazione mi ha detto essendo a conoscenza mi ha detto essendo a conoscenza che Zerilli era indagato dalla procura di Caltanissetta, quindi gliel'ho esibita uno per informarlo di questa situazione e poi gli ho detto che comunque c'era questa annotazione se poteva essere utile con riferimento al capo di imputazione di Zerilli se poteva essere utile. Io poi ho letto la relazione che credo sia agli atti perché è quella che abbiamo trasmesso poi, quindi la relazione è ben dettagliato questo dato questo io la relazione ce l'ho e l'ho letta, io volevo sapere cos'è arrivata a lei, cioè lei è dirigente della sezione. Io gli ho chiesto com'è che è stata rinvenuta questa annotazione e quindi lui mi ha detto che, come le dicevo, cercando i fascicoli. Sì, questo è chiaro. E quindi sostanzialmente cercando i fascicoli si è incuriosito per questa vicenda per quella annotazione, anche essendo a conoscenza del fatto che il collega Zerilli era indagato e quindi gliela portata, gliela esibita e quindi il sostituto commissario Zerilli poi l'ha comunicato a me e anche al dottore Basile, al dirigente successivamente della squadra mobile. Al dirigente della squadra mobile. Non ricordo se l'ha comunicato prima a me e poi al dottore Basile, di certo l'ha comunicato a me e al dottore Basile, poi se temporalmente è venuto prima da me e poi da lui, perché poi ne ho parlato con il dottore Basile, però dico temporalmente quindi, non sono in grado, cioè non ricordo se quindi la dirlo, decisione se... di trasmettere le relazioni con gli allegati alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, alla OVE, intanto Zerilli era indagato, viene da lei come funzionario? Dal dirigente, naturalmente. Dal dirigente. Tutto quello che parte dall'ufficio parte naturalmente con un visto del dirigente, come peraltro anche nella lettera di trasmissione. È chiaro, quindi non c'è una carta che parte senza previa interlocuzione, comunque previa intesa col dirigente o in caso di assenza del dirigente e il vice dirigente. Senta, l'ultima cosa, lei può escludere che Zerilli abbia detto aiuto di cercare questo fascicolo? Non lo so. Non è che la domanda non è ammessa, la domanda è non è ammissibile, di suo. Quindi la Corte non può che constatare. Qualcuno l'ha informata se per caso Zerilli ha chiesto d'aiuto di trovargli il fascicolo? No. Ok, non ho altre domande. Solo due domande, l'avvocato Greco, per la registrazione. Intanto vorrei comprendere una cosa, ma è stato mai digitalizzato questo l'archivio? Mai. Non so se ci sono dei fascicoli digitali, però c'è una mole di materiale non indifferente, che è molto grande. E nell'ambito, come dire, dei dispositivi di sicurezza che penso ogni ufficio debba avere in relazione alla conservazione di questi atti che hanno comunque un rilievo, voi avete dei soggetti che sono abilitati ad entrare, uscire, e c'è un registro che, come dire, determina o quantomeno rileva questo tipo di interventi, queste operazioni all'interno, all'esterno dell'archivio, oppure c'è una discrezionalità nell'accedere a questi non uffici? Sono in grado di riferire proprio perché dicevo non ho la dirigenza né la gestione dell'archivio. Posso immaginare, ma non ne ho la minima contezza, che chi va in archivio a prendere un fascicolo non lo prende di sua sponda, ma questo lo fa dare dall'archivista, però non ho la minima conoscenza, perché io personalmente non sono mai andato una volta in archivio a farmi dare un fascicolo, quindi non sarei in grado di riferire, uno perché non ho la dirigenza dell'archivio, due perché non sono mai andato a prendere un fascicolo dall'archivio. Ma un'ultima notazione, cioè dalla sua relazione non risulterebbe che lo Zerilli avesse trattenuto questa copia? C'è una copia? No, della relazione di... non ho fatto quella, una lettera di trasmissione a firma mia e del dirigente. No, è scritto nella relazione che abbiamo allegato.
nella relazione che abbiamo allegato c'è quindi scritto non che... è diretta ma indirettamente si evince sì perché c'è tante più delle volte quando poi trasmettiamo degli atti ci sono anche annotazioni da 70, 80, 100 pagine quindi sarebbe inutile superfluo replicare il contenuto c'è quindi sì. Magari c'è l'atto allegato grazie prego non avete domande? Nessuna domanda? Buonasera, senta io volevo sapere questo, lei ha, se ho ben compreso, aveva saputo che Zerilli era indagato a Caltanissetta, forse da parte dell'aiuto? Sì, ho saputo, ma dopo che sono arrivato lì che Zerilli era indagato, dopo essermi insediato alla squadra mobile ho saputo sì. Che Zerilli era e indagato. E quindi prima di avere l'atto? Prima che le venisse portata l'annotazione. Ah, sì, prima dell'annotazione, sì. Prima dell'annotazione. Quando Zerilli arriva con questa annotazione da inoltrare all'autorità giudiziaria, Zerilli le ha detto qualcosa? Mi ha detto che era stata rinvenuta questa annotazione, sostanzialmente. E non ha aggiunto niente? Non ricordo, signor giudice, se mi disse. Ma era un soggetto indagato. Mi ha detto che era stata rinvenuta questa annotazione e che... se non ricordo male, poteva essere utile probabilmente anche nel processo che c'era in corso. E quindi mi premurai di chiedere, come diceva l'assistente capo aiuto, com'è che era stata rinvenuta questa annotazione e poi naturalmente di comunicare al dirigente, che peraltro è stato informato dallo stesso Zerilli, e quindi l'intesa di trasmettere immediatamente l'annotazione alla procura di Caltanissetta. Quindi non, lei non ha chiesto niente, non è stato aggiunto niente su questo? Sì, gli ho detto, dico, ma lui mi disse questa cosa, dico, chi l'ha rinvenuta, aiuto, come l'ha rinvenuta, giustamente cercava le carte, quindi poi ho chiamato direttamente aiuto, quindi ho chiesto poi ad aiuto di fatto quelle che erano le modalità tramite cui l'aveva rinvenuta. Mi scusi, ma lei aveva saputo genericamente che Zerilli era indagato? Sapevo che era indagato, però non sapevo né il sostanzialmente l'ipotesi di reato per la quale era indagato sostanzialmente, infatti ripeterò lì da poco tempo, quindi personale non lo conoscevo, lo conosco ma appena ora dopo pochi mesi, però all'epoca ho saputo che era indagato dalla procura di Caltanissetta. Ma in termini generici? Quindi. Sì, per i fatti relativi alla strage del 19 luglio. Però non sapevo sostanzialmente quelli che erano le contestazioni al suo carico, quelli che erano sostanzialmente quello che gli veniva contestato, i reati che gli venivano contestati. Cioè, nello specifico, sapevo che era indagato, non sapevo nello specifico. Lei è arrivato a Palermo a ottobre, abbiamo detto. 4 settembre. Il 4 settembre. Prima era stato ad Imperia, ci ho detto. Tengo conto che io sostanzialmente per tutto il primo mese ho fatto il giro delle sezioni, sono 9 cioè, sezioni, cioè. A parte la Catturandi. Le sue precedenti esperienze in quali uffici si sono allora, sono stato per 3 anni, dal 1 settembre del 2020 al 3 settembre del 2023 ho diretto la squadra mobile di Imperia, precedentemente... dall'8 di gennaio del 2018 al 31 agosto del 2020 sono stato vice dirigente alla squadra mobile di Agrigento. Prima ancora ero stato già alla questura di Imperia, dove ero stato prima funzionario addetto all'ufficio di gabinetto e poi funzionario addetto alla squadra mobile. Prima il corso, quindi non... Sì, va bene. Se non ci sono altre domande, lei può andare. La grazie, ringrazio. Presidente. Posso andare? Sì. Allora, per il test Vaiana la prossima settimana lo possiamo avere, possiamo provare a citarlo nuovamente, così la prossima settimana, prossimo martedì ci rivediamo all'esito del deposito di questi nuovi atti, se ci sono delle richieste potranno essere formulate, nel frattempo la Corte mantiene la riserva su questa ultima richiesta che è stata reiterata oggi dal Procuratore Generale. Quindi rinviamo all'udienza del 5 marzo, Presidente, ore 16. Prego. Mi scusi, Presidente, ma la Procura è in grado di anticipare quali saranno le richieste diciamo per il... Sedio.
Sì, ce l'ha fatto intendere che chiederà l'acquisizione di questi documenti e l'esame dell'operante. No, non è un consulente, è un operante di polizia giudiziaria. Prego? Tenente colonnello, sì. Ma sempre operante è, anche se è di alto grado, è sempre operante. Va bene, allora rinviamo all'udienza del 5 marzo, ore 16.